Tanto che se Grillo vuol far politica, fondi un partito, metta in piedi un'organizzazione, si presenti all'elezione, vediamo quanti voti prende e perché non lo fa. Queste cose, ma diciamocele tra noi, facciamo le riunioni, ma tu alle riunioni non hai mai voluto partecipare. Vuoi avere la possibilità di fare queste dichiarazioni? Ti accogliamo a braccia aperte, le fai da uomo politico nel partito e non da presidente della Camera. Con il nostro voto vogliamo presentare e consegnare alla storia una scelta dolorosa e traumatica. Sono stato di fatto espulso dal partito che ho contribuito a fondare. Questo sì che ci è costato anche psicologicamente chiedere un sacco. Hanno paura di noi in Europa, hanno paura di noi e giustamente devono avere un po' paura di noi. Noi siamo quegli insani di mente perché noi abbiamo un progetto politico a 30 anni per questo paese. Quindi a me mi insulto, sono figlio di un meccanico io, so cosa vuol dire, non sono un miliardario. Il sogno dei borghesi è avere dei comunisti che sbagliano il congiuntivo, che sono sporchi, che vestono malissimo, che sono maleducati, in modo da poter dire che i comunisti sono così. Mi dispiace. Io penso che possano anche essere eleganti. Tutte le volte che quel magnifico rettore si alzerà e parlerà di merito, avrà una voce che dirà: taci miserabile! C'è un grande sogno che vive in noi, siamo la gente. Scusa, no, però questo non è il trailer del tuo show, Beppe. No, no, non è uno show. Non so se sei in difficoltà sulla prevendita. Meno male che Silvio c'è.